Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con il... Non mi ricordo più che episodio sia, e non me lo dico, forse il 10, provo a indovinare, 10? No? 9? No, 10, penso sia il 10. Non lo so ragazzi, non ho guardato. Di solito guardo sempre, questa volta no! Io sono alternativo. Benvenuti ragazzi, comunque, allora, vediamo un po' cosa facciamo questa volta. Allora, fatemi pensare un secondo. Allora, io direi di andare un attimo a esplorare, insomma, perché le cose le ho fatte. Dovrei andare un attimo allo spawn, insomma. No, questo me lo tengo, cazzo faccio. Allo spawn di... come diavolo si chiamano? I polli, ecco, polli. Un pollo! E insomma... Allora, le torce. Mi devo fare delle torce. Lascia, non mi serve. Perché le metto qua? Perché? No, carne marcia me la tengo, non si sa mai. Questi non servono una sega. Via, via. Via, via. Torce servono, ce n'è ancora una qua. E pappa però va. Ok, ci facciamo ancora. Allora, scherzo, mi serviva il fottuto legno. Attenzione, che canna tutto. Qua i bastoni servono. Perché mi devo fare un secondo. Oh, un altro picconazzo giga mega power. Allora, questa puntata finisco un secondo qua, poi vi devo parlare di due cosette molto importanti. Allora, qua sì. Qua no, scherzavo, era al contrario. E quando mai indovino io? Comunque, mentre si cuoce sta roba, volevo dire. Ragazzi, siamo arrivati a 500, io sono non felice di più, veramente non avrei mai immaginato di arrivare a così tante persone che mi seguono. Sono veramente felicissimo, siete fantastici perché veramente commentate sempre, mi fate un casino di complimenti e siete veramente fantasticerrimi. Siamo arrivati a 500 e appunto avevo detto che facevo il video setup, lo farò ragazzi, solo che purtroppo, cioè purtroppo no. Questa è un'altra buona notizia. Cioè, ieri, martedì, i miei sono andati via 5 giorni in Spagna. Fino a sabato io sono da solo in casa. E qui, fin qui, è una gran cosa. Peccato che si siano portati via la macchina per registrare. Insomma, io ce l'ho una macchina ed è anche professionale. È una. Aspettate che lo leggo subito, non mi ricordo neanche più. Una Fujifilm, ce l'ho qui. E solo che. È rotta, non è che proprio. No, vaffanculo, cos'è che faccio? Non è che è proprio rotta. Va, però, mentre il regista fa tipo. Fa dei rumori veramente osceni. E non mi va di registrare così. Se la mia ragazza mi presta. Quanta roba ho preso dietro? Vabbè, pazienza. Se la mia ragazza mi presta la sua macchina fotografica, lo farò con quella. Se no, aspetterete fino a sabato, ragazzi. Tanto è vicino, dai. E niente, queste erano sostanzialmente le due notizie principali, che sono arrivate a 500 e non ci sono i miei, quindi non posso registrare per ora il setup, ma tranquilli, arriverà, arriverà. Farò un bel video setup, vi farò vedere tutta la scrivania e cazzate varie, ma non è che ci sia tanto da vedere alla fin fine. Comunque, magari può interessarvi, non so. A me interessa vedere quello degli altri, per esempio. The fuck? The fuck? Lol? Comunque, dicevo, a me interessa vedere quello degli altri, perché, boh, sono stili di vita e mi piace molto confrontarmi, dire, ah, oh, questa cosa qua, che figata, mi piacerebbe anche a me. E, boh, avere qualche, prendere spunto per qualche idea, magari per la camera o che cazzo ne so come mettere la scrivania. Sono comunque cose carine da vedere, invece che il solito gameplay. Cristo, mi guarda male. Ah, come diavolo scendo da qua? Dovrò fare una scaletta. Benissimo. No, ce l'ho già lì, ripetrisco. Allora, qua. Ragazzi, sono veramente, veramente contento. Sono euforico, tipo. Vedo che vi è anche piaciuto il video su Max Payne. E vi ringrazio da morire perché è veramente stato un video abbastanza. Ma brutti figli di puttana! Puttana merdosa! Siete delle. Moronna di Dio! Comunque, dicevo, calmiamoci, calmiamoci. E dicevo, è stato un mezzo fail, nel senso che, boh, era il mio primo. Minchia, lì c'è pure un cazzo di scheletro. No! Figlio di tua madre!
Era anche un mezzo fail perché comunque era il mio primo. Vaffanculo, guarda che suicidato. Figlio di puttana, insomma. È stato il mio primo video. Primo. Ah, no, 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 no,
Cazzo, sono morto due volte. Oh, Dio mio, ce la posso far finire il discorso. È stato un mezzo fail perché, insomma, non sono un bravo commentatore, o almeno non ancora. Devo imparare un po' a monologare, perché alla fine, ragazzi, voi mi sentite, cioè voi, per voi parlo con voi, ma io quando registro parlo da solo, ovviamente, e questo è una cosa veramente strana per le prime volte. Adesso non più perché riesco un po' a no, 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 la spada, la spada, la spada. Riesco un po' a. Cioè, non è più strana come una volta, diciamo. E. Orco can, quanta gente. E invece all'inizio era veramente una cosa molto, molto strana. Ah, vaffanculo. Ma basta! Oh, Cristo! Ma c'è il mondo qua sotto. Ma muori! Oh, guarda, 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 guarda. Guarda che figli. Madonna! Non mi fate fare un discorso. Non me lo fate fare, figli di puttana. Aspettate, veloce, veloce, veloce. Oh. Calma, calma, calma. No, 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 no. Ok, ho già capito che il discorso ve lo farò quando avrò ucciso tutti questi figli di. Se non mi uccidono prima loro! Ok, un secondo di pausa che recupero vita. Ok, calma, con calma. Con calma, Chris. Shh, non mi vede nessuno qua, non mi vede nessuno. Shh. Sono invisibile. Nessuno. E vabbè, approfittiamo un attimo. Cosa stavo dicendo? Ah, comunque, monologare con un PC alla fine non è così facile come sembra, ragazzi. I live, ok, sono un po' più facili, devo ammetterlo. Sono un po' più facili del fottuto. Oh Cristo. Dei fottuti commentary. Perché? Oh, i commentary devi strutturare un dialogo. Devi avere, insomma, qualcosa di cui parlare al pubblico che ti sente. E sei da solo, non puoi rispondere a qualcuno. Devi fare tutto da solo, insomma. E questo è veramente difficile per le prime volte, insomma, per me, perché non sono abituato a parlare da solo, insomma. Vabbè, comunque, questo era quello che avevo da dire, che mi premeva. Mi premeva, è brutto da dire. Premeva al culo. No, non è bello da dire. Comunque, era questo quello che volevo dirvi. E spero mi possiate capire da quel video. Insomma, sta diventando notte. Meglio tornare a casa. Sono già morto troppe volte. Spero possiate capirmi, ragazzi. E se avete apprezzato, vi ringrazio da morire. Perché non è facile come sembra. Devo tornare a casa. Cazzo. Via, via, via. Babbero. Oggi l'obiettivo era quello di avventurarsi fuori di casa. Sotto. Cercare qualche cosa. Ho fallito miseramente, devo dire. E torniamo un attimo a casa. Ok, con calma. Diciamo che questo episodio è partito un po' a bomba così. Boom. E gaga. Allora, saliamo su e ce la dormiamo. Oggi fa un po' più caldo, ragazzi. Meno male perché veramente, vaffanculo, i miei sono in Spagna dove sono andato io l'anno scorso. Che è vicino a Malaga, per chi lo sa dove sia Malaga, è a sud. Per chi non sa dove è Malaga, ce la posso fare a strutturare una frase completa e che abbia un senso. Che è a sud, praticamente dove c'è lo stretto di Gibilterra. Io sono andato a Tarifa l'anno scorso e loro sono andati lì perché era veramente un bel posto. Oh Cristo, laggato atomico! Laggato atomico! E boom. Qua devo piazzare le torce, se no mi si respawnano. Ma sicuro che c'è qualcosa qua sotto, eh? No, 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 mi piace, non mi piace così. No, piano, aspetta. Così, ecco. Se eviti di saltare quando non devi, mi fai piacere. Eccoli lì. Eccoli lì che arrivano. Madonna. No, stai giù. Stai giù. Fuffi, giù. Giù, Fuffi. Giù. Bravissimo, complimenti. Ragno di merda. Bravissimo, sei morto. Ma, cioè, sti spazi li fanno apposta perché respawnino i mob? Non l'ho capito, boh. Vabbè, bastardi proprio.
Benissimo. Allora, qua devo. Ho finito. Cioè, mi sono impossessato della zona. Cazzo, mi sembra di essere un fottuto. Sembra di essere in San Andreas. Cioè, ho preso la zona contro i Ballas. Mamma che ricordi. Mamma che ricordi. Dico solo questo. Cristo mio Dio, Sintus, Fantis, Plantis e tutti gli altri dei giamaicani che ci sono. Salta! Salta! Non ti fermare, porca puttana, cosa ho visto? C'è il festino dei mob, Cristo! Allora, ok, meglio lasciare stare, andrò a farmi l'arco. Per ora questa parte qua è stata esplorata anche fin troppo. Quindi, io sono soddisfatto del proseguimento di questa serie. Sì. Perché dai, insomma, si va avanti. Oggi faremo l'arco, così completo un altro obiettivo e non. Cioè, vado un po' avanti perché, insomma, sto procedendo un po' lento con gli obiettivi, più che altro. Porca puttana, stavo inghiottendo. Brutto. Stordo. Ok, adesso è ora di rompere quei fili, perché mi stanno. Sì, fili, ciao. Quei ragni. Rompiti! In nome di Dio. Bravo. Ok. Qua, chiudiamo, non si sa mai. Evitiamo posti aperti in cui possono respawnare i mobs. Ah, secondo me è respawnato da lì ancora. Meglio piazzare qualche torcio. Eccolo lì, ma da dove? Ecco, lo sapevo, lo fottutamente sapevo. Muori! Colpo tecnico, critico. Sì, ciao, ce la posso fare. Bravo, un osso, mi serviva l'osso. Allora ne piazziamo. Oh, minchia, 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 minchia. Stavo per volare. Ma come diavolo è possibile che si respawna? Ah sì, ragazzi, poi la prossima puntata metto a posto lo spawn meglio, perché stavolta già ho fatto troppe robe e ci metterei un casino a fare lo spawn. Oh Cristo, che puntata, che puntata. Cosa sta facendo il mio gatto? Sta facendo dei rumori strani e non è bello. Ok, faccio l'arco, va. Che è meglio. Allora, i bastoncini li avevo lasciati qui. E l'arco si fa. Non ricordo così. Sì, benissimo. Frecce ne avevo qualcuna, sono sicuro. Sì, 7. Ok, un altro obiettivo è completato. Questo lo metto via, tanto ho troppe poche frecce per poterlo usare. Allora, fatemi spremere le mini ingiui. E po, andrei a spaccare gli ultimi alberi, insomma. Allungo un po' la puntata, sì, dai. Tanto qui. Allora. Questa me la piglio. Questo no, questo no, questo no. Liberiamo un po' di spazio. Volevo fare. Dov'è? Qua. Devo fare ancora un attimo una. Come diavolo si chiama? Oh, non mi vengono i nomi oggi, ragazzi. Come al solito, insomma, sono dislessico. E in quanto tale non mi vengono i nomi. Un'ascia, insomma, ecco. Ah, via, corri. Papà, no, ho detto Madonna. Mangia. Dai, ecco, avvelenato. Complimenti, complimenti. Lì devo raccogliere il grano. Oh, ma. Oh, mega laggata. Ce ne deve stare comunque qualcuna. Comunque, ragazzi, il rumore di sottofondo che sentite è il mio caro PC, quella merda di PC del ca. No, vabbè, dai, devo ringraziarlo che funzioni. Quello devo dirlo. Perché ci sono situazioni peggiori, dai. E sinceramente, sono soddisfatto del mio PC in quanto non sono un PC gamer, insomma, non pretendo tanto dal PC. Però quando comincio a usare Sony Vegas per editare le clip, per fare gli OSE, la differenza si sente da un PC portatile come questo e un PC. Un PC potente, insomma. Oh, diavolo. Ok, ragazzi, penso di concludere qua la puntata. Mi raccomando, no, non lasciate un mi piace. Non dovete lasciare un mi piace, dovete lasciare un me gusta la mangusta, capito? Non un mi piace, un me gusta la mangusta. Ricordatevelo, ragazzi. E questo non intendevo dire. Non mettete, nel senso, mettete non mi piace, mettete mi piace, sì, ma mi piace la mangusta, mi gusta la mangusta, insomma. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Non so cosa girerò domani. E
Forse su motori. Non lo so, mi diverte troppo quel gioco, quindi devo fare ancora qualche episodio perché è veramente fighissimo. Ci vediamo, ragazzi. See you soon.